Io mi considero triestino, ma in realtà sono di origine istriana e poi sviluppato tecnicamente a Monfalcone. Ho avuto modo di navigare moltissimo anche a Trieste e conoscere molte realtà come la Nautilus di Roberto Cabrini, con il quale abbiamo fatto molte esperienze, sia regate, sia portando tecnici o di altri settori a fare un'esperienza velica e capire cosa vuol dire gestire un equipaggio da una parte e la barca dall'altra. Devo dire che ho trovato molta professionalità, ho trovato sapienza e tanta conoscenza della materia, quindi devo dire che è stato un rapporto sempre molto, molto positivo. La nostra zona ha dato sempre tanti campioni alla causa della vela agonistica. Credo che naturalmente siamo stati capaci di produrre sempre campioni grazie alla storia, grazie ai vecchi che ci insegnavano e ci portavano a competere contro qualsiasi avversario. E soprattutto c'erano degli obiettivi molto forti da raggiungere, come le Olimpiadi. Per un ragazzo ovviamente è il primo grande traguardo, se non il traguardo finale. E quindi ho sfruttato quello che sapevo fare io, al massimo delle possibilità, anche perché la vela ti dà questa opportunità che altri sport magari non ti danno. Quello che forse manca in questo momento è l'ambizione di raggiungere grandi obiettivi. Lo sport è una cosa, il lavoro legato alla vela è un altro. Cioè, spesso i ragazzi passano dall'iniziazione direttamente al lavoro della vela, non passando dalle Olimpiadi. Questa è una mancanza che sento in questo momento. Per noi era invece il grande obiettivo come sportivo e dunque poi si poteva fare tutto il resto. E accade appunto che in mezzo al Mediterraneo, a 200 miglia dalle Baleari, arrivò la notte, il cielo si oscurò fino a diventare nero, l'acqua era uno specchio e quindi tutte le stelle si riflettevano sul mare, no? Quindi sembrava di navigare nell'universo, cioè in mezzo alle stelle. Qualcosa di indimenticabile, ovviamente.